Ben ritrovati con TG Distretto Amici, è venerdì 6 dicembre, ancora una volta parliamo di All for Tiles perché in occasione della Due Giorni Modenese non sono pochi gli attori principali che sono venuti a trovarci. Oggi è il caso del presidente di Bema, presidente di Elettrico 80, Enrico Grassi, vediamo. Ecco, la cosa che mi ha incuriosito è quando hai sottolineato il fatto che un conto è fare vedere dei plastici o comunque dei rendering, altra cosa è realizzare e fare. Eh beh, è chiaro che quando realizzi e fai non puoi barare, perché lì ti confronti nudo col cliente, col mercato. Quando fai una cosa virtuale è chiaro che tutti possono farla, ma non tutti la possono eseguire. Ecco, tra la competenza, l'umiltà, qual è la cosa più importante? Ma dipende in che fase di azienda sei. Nella fase di oggi, di Elettrico 80 e Bema, è sicuramente l'umiltà e la saggezza, perché l'entusiasmo, la capacità e il carisma ce l'avevano perché sono nate. Ecco, un'altra affermazione tua abbastanza forte: io vado alla ricerca nel mondo delle aziende che hanno denaro e che pagano subito, ma non tutti possono permetterselo. Dipende, uno deve fare le sue scelte, non è vero. È sempre un discorso di comodità. Vuoi stare nel comfort di tutti, e allora devi anche subire gli eventi. Noi siamo andati fuori dal nostro comfort, perché per andare a cercare questi clienti devi avere anche gli attributi per cercarli. Devi anche dimostrare che tu meriti questo tipo di clientela. Noi pensiamo di meritarcela e la cerchiamo, perché trovo non valido e neanche motivante avere una grande tecnologia e svenderla quando sai che questa qua permette al tuo cliente di avere dei benefici enormi. Ora è giusto che un cliente che compra tecnologia che gli dà un grande benessere, un grande sviluppo, la paghi il giusto e nei tempi giusti. Io non faccio il banchiere, è giusto che io non posso fare tecnologia e finanziare anche il mio cliente. Le banche prestano i soldi, se un cliente non ha tutti i soldi è giusto che vada lui in banca, non che mi paga a metà di 160 giorni. Ecco, Elettrico 80 e Bema volano con le ali dell'entusiasmo per i risultati di bilancio, per le commesse, e immagino, lo hai detto nel discorso, che comunque ci sono stati momenti bui anche a casa vostra. Quando pensi a quei momenti? Quando penso a quei momenti mi dico per fortuna che adesso non ci penso più. Però è naturale che ogni azienda ha questi passaggi. Quello che fa la differenza è la convinzione che hai in te stesso, nei tuoi soci e soprattutto nella fidelizzazione dei tuoi dipendenti. Se queste due cose non vengono scalfite, come diceva sempre mio padre, uno raccoglie quello che semina. Noi abbiamo fatto una scelta strategica di lavorare per tutti i settori. Non è facile, perché per lavorare per tanti settori diversi devi fare delle tecnologie molto flessibili. È chiaro che questo qua, in partenza ma anche adesso, vuol dire investire in continuazione. Noi abbiamo fatto il primo dividendo l'anno scorso, in 40 anni, non mi vergogno, non sono mica morto di fame, però non ho arricchito la mia famiglia con i soldi dell'azienda. Ho sempre sviluppato business nuovi. È chiaro che avendo a disposizione 5, 6, 7 business, difficilmente tutti quanti vanno in crisi. È più facile modulare le crisi di settore e dei mercati a secondo di quello che succede nel mondo tra una guerra e l'altra. Chi lavora per un solo settore, purtroppo nella ceramica, non è che poi escono all'ultimo momento a cercare lavoro fuori e pensare che delle tecnologie specifiche di ceramica vadano bene per i settori diversi. Questo non può funzionare, si fanno solo dei danni, no? E qualche cliente ci casca e altri no, tutto lì. Per la rubrica dalle aziende è la volta di Box Tosi, un espositore di All for Tiles. Per la prima volta nel comprensorio di Sassuolo viene fatta questa fiera. Siamo
nati con l'industria ceramica, siamo fornitori dell'industria ceramica, quindi ci piaceva presentarci in questa occasione. Box Tosi è nata per produrre packaging ceramico. La prima piastrella ceramica, ci teniamo a dirlo, è stata imballata negli anni 60 con del nostro materiale. Siamo stati i primi produttori di imballaggio in cartone per la ceramica. Il cartone è la cosa più sostenibile che c'è oggi sul mercato. Viene utilizzato nel nostro imballaggio, è completamente riciclabile e per buona parte è già riciclato, quindi utilizziamo veramente una piccola percentuale di fibra vergine. Siamo sul mercato da ormai da 60 anni, nel 2020 festeggeremo il 60esimo. Chiaramente poi negli anni ci siamo specializzati anche in produzione per tutto il mondo del food e beverage, tutto ciò che viene imballato in cartone, tutto il packaging in cartone è il nostro forte. Ma la ceramica c'è sempre rimasta nel cuore ed è sempre la cosa più bella che ci piace fare. Credo che sia più centrata una formula biennale. Noi seguiamo l'innovazione che viene fatta dai produttori di impianti per ceramica e quindi bisogna dare tempo anche a loro di sviluppare nuove soluzioni per il packaging. Bene amici, a lunedì, grazie, arrivederci.